Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dark Folle Channel, con un nuovo video delle 17 su Minecraft. Che oggi mi trovo sul server ArenaCraft, qui in descrizione, e sono qui a portarvi un nuovo video su degli Skywars in solitario. Allora ragazzuoli, da parecchio tempo che non gioco in questo server ragazzi, perché tutti i video che avete visto di Minecraft nel corso delle scorse settimane sono state registrate prima degli esami, quindi io non tocco Minecraft all'incirca da 2 settimane ragazzi. Comunque, iniziamo subito. Questa mappa non me la ricordo perché forse non l'ho mai fatta in vita mia. Adesso non so che armatura sia meglio, o quella d'oro o quella di lettere con Protection 1, però mi tengo quella incantata perché fa figo. Che abbiamo trovato un casino di blocchi, la legna, craftiamolo così abbiamo più blocchi. Abbiamo trovato ragnatele, canne da pesca, ma nulla di interessante. Io soprattutto in questo server ragazzi, a differenza di Ghost World, sono senza soldi, quindi dovrò cercare di fare delle mosse intelligenti. Soprattutto, c'è solo una cesta in questa mappa? Forse c'è una cesta al piano di sotto? No, non ne vedo. Allora, io direi di andare in questa specie di intermezzo dal centro alla mia isola, dove c'è una specie di cestozza con un casino di cose. Le prendo tutte e torno nella mia isoletta. Ok, abbiamo trovato anche la TNT che possiamo usare per far saltare in aria le isole altrui. C'è un casino di cose, non lo so, aspettate ragazzi, faccio un test. Vediamo se è meglio quella d'oro. Meglio quella d'oro? No. Cioè sì, è meglio quella d'oro, è più scarsa quella incantata. Almeno ditemi qui sotto nei commenti se ho ragione oppure sono uno scemo come sempre. Comunque, per andare al centro, che cosa possiamo fare? Io direi di provare a fare questa specie di ponticciuolo, sperando che nessuno abbia cose a tirarmi in faccia, perché se mi tirano qualcosa sono morto. Ok, siamo vivi. Spada di pietro con 7,5 di danno, usiamola perché è molto meglio rispetto a quella di ferro, ovviamente normale. Poi, che cos'è questa specie di miniera? Qui c'è una cesta sotterranea con solo le scarpette d'oro, che però sono leggermente più scarse rispetto a quelle di diamante, quindi non abbiamo trovato per ora nulla di interessante al centro. Speravo di trovare delle... Oh, ma non ho cose da tirargli, sì ce le ho, però leggermente in ritardo, io questo qua non lo butterò giù sicuro, esatto. Dovevo forse farlo venire al centro ragazzi, perché adesso se provo a rasciargli contro lui mi butta le palle di neva. Che cosa? Ah, pure la spada di ferro, ok, abbiamo shottato. Aveva 2 mele d'oro che tecnicamente mi servivano e poi nulla di che. Allora mettiamoci qualcosa da tirare subito sotto in modo che lo posso usare. Lì c'è uno che ha buttato giù un altro, quindi ottimo lavoro, però adesso tocca a te morire. Tu, l'ho buttato? L'ho ammazzato? L'ho ammazzato o no? Sì, ok, sfruttate in chat che il signor Nello è morto. Adesso siamo già in un 1 contro 1, non me l'aspettavo che fosse così easy. Forse non giocherà a Minecraft che mi ha fatto bene. E andiamo da quello. Vai, forza, facciamo sto ponticciolo d'oro in vetro, perché stavo dicendo d'oro, non lo so. Ok, facciamo così, così. Lui dovrebbe essere nell'isola di questo. Non si aspetta che ci vado io, giusto? Però, ragazzi, voglio fargli fare una fine abbastanza lezza, ovvero tirargli la TNT super il culo. Vediamo se salta in aria. Sì, abbiamo vinto, poveretta, ha fatto davvero una bruttissima morte. Comunque ributtiamoci nel portale e facciamo questa seconda partitozza. Allora, kit costano davvero un casino. Io coin ne ho 0 praticamente, quindi sono messo abbastanza male ragazzi. Questa mappa che cos'è? Mappa, altra mappa che non ho mai fatto in vita mia. C'è stato un aggiornamento delle mappe oppure sono io che sono senza memoria? Mi sembra strano che abbiano aggiunto tutte queste mappe. Comunque, mettiamoci la TNT che ci può far uccidere gente davvero in modo divertente. Prima cesta non c'era nessuna arma. Qui c'è un pochino di armatura, ascia di pietro, meno male che c'è lui che ci salva le partite. E poi basta, sì, basta. Quest'isola è abbastanza strana, non so che forma abbia. Cos'è? Ah, è un elicottero, un sommergibile, non ho idea. Qui c'è uno, qui c'è un altro. Che mi fa più antipatia? Mi fa antipatia Blaze Gamer, non so perché, però voglio ammazzarlo. Mi serve un collegamento per fare il ponticciuolo. Lui non so che cosa stia facendo, o è assente oppure no, sta mettendo l'armatura. Potevo coglierlo di sorpresa, non so se ce la faccio. Alla spada di pietro, alla spada di pietro, è finito giù. Grande, magica, magica ascia di pietro, meno male che ci sei tu. Adesso andiamo da quest'altro che, perché sono caduto giù non lo so. Andiamo da quest'altro, quest'altro e cerchiamo di ammazzarlo ragazzi. Oggi sono abbastanza epilettico, ma però quanto quello in chat che ha scritto 20.000 parole, senza senso. Ok, andiamo qua dal signor bla bla bla. Come sta? Abbastanza bene, la vedo abbastanza in forma, però è molto male. Abbiamo la spada di pietro incantata che toglie 7,25, armatura meglio questa e meglio questa.
Mi manca però il cappuccio, che cioè il casco, il cappuccio, vabbè, avete capito, che non ho trovato da nessuna parte. Allora, se non sbaglio, questa non è isola di nessun giocatore, ma bensì dovrebbe essere una isola intermedia, dove ci dovrebbe essere qualcosa di figo, tipo al centro, per esempio, potremmo trovare le enderpearl, non lo so. Cioè, potremmo trovarle. Non le abbiamo trovate, perfetto. Qui ci sono tante cose, siamo rimasti soprattutto in un uno contro uno. E quello, come uno scemo, è caduto giù e abbiamo vinto questa seconda partita, penso in modo easy. No, ragazzi, ma l'avete visto anche voi cadere ciò giù? Cioè, com'è possibile che non è morto? Devo azzeccare queste palle uova di tutto. Ciao ciao, muori. Ok, abbiamo vinto, ragazzuoli, questa seconda partita. No, ok ragazzi, è un cheater. Ha pure la fly. E questo forse ce la può anche mettere un pochino. Avete capito dove? Perché avendo la fly può avere anche l'anti-knowback, può avere la kill aura e soprattutto un no che si chiama ciao ciao. È una persona che deve essere bannata, perché non capisco come è possibile che i giocatori in Minecraft debbano usare i cheat. Adesso lui è al centro, mi sembra anche abbastanza scemo, perché sa che stavo venendo al centro e si è messa a fissare le chest. E abbiamo vinto anche questa seconda partitozza. Oggi le stiamo vincendo tutte, o perché ci sono giocatori così scarsi in questo server, o perché sono troppo skillato. Però ragazzi, allora, ci troviamo in questa terza mappa, che è quella che odio di più, perché le mongolfiere sono un punto abbastanza brutto dove fare gli skivors. Cioè, non sono un'isola, non potete mettere mappe del genere in questo server. Già le odio nei lucky block normali e qui le odierò sempre di più, penso. Comunque, allora, siamo in 5 giocatori, ne manca uno prima di poter iniziare la partita. Speriamo che entri velocemente, se no ci ribecchiamo appena si riempie la lobby. Che no, è inutile che metto in pausa il video, tanto mancano 5 secondozzi. Allora, che tecnica potremmo usare in questa mappa, ragazzi? Allora, dovremmo cercare di trovare tantissimi blocchi nella nostra mongolfiera per fare un ponte nell'isola intermedia e poi andare al centro, a meno che le zine delle altre isole non ci ammazzino malissimo. Però questa idea non funzionerà mai, perché già so che cado giù, perché in questa mappa io cado sempre giù. Allora, prima scendiamo al piano di sotto. Qui abbiamo trovato spada di ferro con 7,25, meglio di niente. Armatura, blocchi da costruzione che ci servono per risalire sopra, e un diamantozzo. Se ne troviamo un altro, perfetto, possiamo farci la spada di diamante. Però ragazzi, se non troviamo uno stick, anzi no ragazzi, aspettate, ma io posso craftare le cose, penso. Sì, si possono craftare. Allora, facciamo così. Stick, spadozza di diamante, quanto toglie? 7. Ah, è inutile che la faccio, cioè, com'è possibile che toglie quanto una spada di ferro con sharpness 1? Comunque, tutte le nostre teorie complottistiche, ragazzi, è inutile che le applichiamo, perché tanto abbiamo trovato due ender per adesso. Io le vado ad usare per tipparmi al centro, cercare di trovare qualcosa di utile. E soprattutto, ragazzi, non so se avete visto dalla leaderboard a destra, però c'è il signor ciao ciao, ovvero quello che ha la kill aura. Comunque, ci siamo buggati con la enderpearl qua dentro. Ma che cazzo? Ragazzi, che? Okay. Attacchi epilettici, mi si è buggato il personaggio dentro la lana. Aiuto, la testa, che cavolo sto facendo? Rompiti blocco, ok. Si è rotto, stavo diventando matto. Vabbè ragazzi, oggi proprio non so parlare. Comunque, ammazziamo qua il signor Mubububukrokrokro, che ci stava picchiando con un bastoncino. Era una persona abbastanza confusa. Qui abbiamo trovato parecchie cose, però nulla che ci può servire per proteggerci, tanto dato che non ci sono i pantaloni. Ok, qua ci sono pantaloni, mettiamoli qui. Abbiamo troppe cose alla costruzione. Sono un pochino tirchi in questo server come strumenti di difesa, perché non c'è nulla per difenderci. Qui c'è il signor Dennis 698777. Qui c'è ciao ciao, quello che ha la kill aura e tutto insieme. Soprattutto c'è un arco in giro, perché qui ci sono 20.000 stack di frecce, però manco mezzo arco che mi può servire per fare qualche uccisione. Ricontrolliamo tutte le ceste, non si sa mai che ne abbia dimenticato qualcuna. Allora, niente. Allora, signor Dennis, lei deve morirci per primo, perché è quello più vicino a me. Però io ho un enderpearl, dove la posso usare e soprattutto da chi vado? Qui c'è uno con l'arco, qui c'è un altro e qui c'è un altro ancora. Lui mi ha visto, mi sta facendo segno di team. Ragazzi, io non so perché, però voglio andare ad ammazzare subito il cheater. Ma ho missato malamente l'isola. Vabbè, mettiamoci cuore in pace. Io l'ender per non le so usare. Soprattutto quest'isola è fatta di slab. Questo qua cerca di buttarmi giù con le cose bottiglie dell'enchant. Rompiamo queste cose. Cerchiamo di arrivare alla vetta di questa specie di mega mongolfiera.
Che poi non sarebbe questa al centro della mongolfiera, ma una un dirigibile, però accontentiamoci. Il buco che ho fatto è questo qui. Saliamo. Sopra c'è un'altra cosa. Aspettate, usiamo l'accetta di pietra, almeno serve. Ok, qui c'è Dennis, che se non sbaglio con una mega rincorsa potrei ammazzare. Venisci giù. Ma l'antic knowback anche questo, non lo so. Vabbè, l'abbiamo ammazzato. 16 palle di neva che non possiamo usare contro Ciocciò, perché è inutile che ti fai gli scudi, tanto è la fly. Vabbè. Allora io direi di ritornare al centro. Se questo non ha niente da tirarmi, sono a posto. Ok, non ha niente. Forse lui si ricorda il nostro nome perché prima l'abbiamo ammazzato malissimo. Ok, sta facendo praticamente una specie di ponte per andare. Dai che lo ammazzi, no. Tanto alla fly. Che cosa gli tiri a fare le cose? Dobbiamo ammazzare prima il signor Mick e poi ciao ciao. Oppure facciamo un ponte per ammazzare ciao ciao ciao. Come fa a non cadere? Alla fly. Cioè, te lo spiego io in modo molto semplice. Alla fly. Sì, sì, lui dice che è lag, ma alla fly grande quanto Gesù Cristo. Ok, lui mi sta fissando, io ti volevo lasciare per ultimo. Cioè, gli ho missato tutto? Ok, l'ho ammazzato. Adesso, ammazziamo il signor ciao ciao, che tu con i tuoi shit grandi quanto una casa ci devi morire. Ok, ora torna su di sicuro perché alla fly. Esatto. E chi ha vinto? È stato ucciso da Dark Fall. Abbiamo vinto 3 Skywars di fila, ragazzi. I folletti oggi sono troppo carichi. Quindi, ragazzi, questo episodio degli Skywars può finire qui e ci becchiamo domani con due nuovi video. Ciao ciao, ragazzi.